Massimiliano, trentino d'adozione, è un geologo appassionato di montagne, da poco andato in pensione. Separato e con un figlio che vive in Spagna da diversi anni, è rimasto praticamente solo anche dopo la scomparsa della sua compagna Elena e deve rifarsi una vita. La lettura di un libro, tuttavia, gli ridona la voglia di ricominciare, rispolverando un progetto che aveva in mente di realizzare proprio con Elena, prendere in gestione un rifugio in montagna. Massimiliano si trasferisce quindi in Abruzzo, sua regione natale, per diventare gestore di una piccola baita nel cuore della Maiella. Da lì prende avvio una nuova vita per lui, una vita da rifugista. Così, fra tramonti e bufere, camminate sciate, con l'alternarsi delle stagioni nel lento scorrere del tempo, Massimiliano riscopre se stesso. Ma dopo varie vicissitudini e grandi cambiamenti, un evento stravolgerà tutta la sua vita. E questa è la trama de Il Rifugista, il terzo libro di Massimo Galante presentato nei giorni scorsi a Pescara. L'idea dell'autore è quella di far innamorare le persone non solo della letteratura, delle storie, ma anche degli ambienti e in questo caso dell'Abruzzo. Inoltre l'iniziativa ha uno scopo benefico, infatti la metà del ricavato di questo libro andrà in beneficenza all'AGBE di Pescara. L'idea è quella di far innamorare le persone non solo della letteratura, delle storie, ma anche degli ambienti. Io descrivo sempre in questo caso l'Abruzzo, quindi le nostre terre, i nostri posti magnifici, bellissimi. E poi ecco, abbinare alla cultura del sociale, del fare del bene. Ah, siamo lieti, siamo anche fortunati ad avere degli amici che costantemente al nostro fianco. Questa occasione ci permetterà, con il sostegno di Massimo Galante, ovviamente, che è l'autore del libro, e di chi lo acquisterà, dei tanti che saranno nostri vicini, ci sosterrà nella realizzazione completamente di un'ulteriore casa con quasi 5 microappartamenti da destinare gratuitamente alle famiglie in cura nel reparto di oncoematologia pediatrica di Pescara. L'AGBE è composta interamente da genitori, come ben sapete, i cui figli hanno queste problematiche, e quindi la realizzazione di questi ulteriori appartamenti porterà giovamento durante il periodo di cura, insomma, il periodo terapico dei nostri bimbi.